Ciao amici di Cuoci Cuoci, sono Cristian Mometti. Oggi vi insegno come pulire i funghi. Allora, i funghi sono uno diverso dall'altro, bisogna solo stare attenti a capire che cosa abbiamo tra le nostre mani. In questo caso questi galletti che possono assomigliare anche ad altri funghi come anche i porcini. Prendete un coltello affilato, in questo modo andate a togliere la parte sporca che sta nella parte inferiore del fungo, quindi dove è attaccato al terreno. Fatto questo lavoro, che è tante volte anche già iniziato da chi vi vende i funghi, fatto questo lavoro si va a pulirlo nell'acqua. Non tutti i funghi in questo caso vanno messi a mollo nell'acqua, perché tantissimi funghi si inzuppano e non sono più buoni quando si vanno a cucinare. È stata tolta la parte inferiore dei funghi, quindi la parte più sporca, e adesso andiamo al lavandino. Mettiamo un po' di acqua, prendiamo i funghi, li immergiamo nell'acqua. Una volta sciacquati bene i funghi, anche velocemente, sempre per non fargli inzuppare troppo di acqua, li mettiamo su una carta ad asciugare, pronti per la nostra preparazione. Può succedere tante volte che con i porcini, quando li si compra e si vanno a tagliare, che alcuni di questi si trova qualche ospite al suo interno, che sono quei vermetti bianchi che si vedono tante volte muoversi. Cosa si può fare per non buttare via i porcini? Ecco, preparazioni belle da mettere sul piatto non si possono fare, ma una delle cose è farsi magari una salsa, una cubettata. Ma prima di tagliare un porcino con i vermi al suo interno, è bene che il porcino venga messo con un po' di acqua e sale, in modo che i vermi escano dal fungo, si tolgono, si risciacqua bene il porcino, anche se è tagliato e avrà preso molta acqua al suo interno, quindi si sarà inzuppato, e si procederà con la cottura classica di un fungo. Vi ringrazio per averci seguito. Se la ricetta vi è piaciuta, mettete un like. Se avete domande o commenti, scrivete qui sotto. Se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al canale YouTube Cuoci Cuoci.